Rieccolo con questo foglio. Che sta, che sta? Non ci stanno i pronostici, le partite sono ferme. Che stai a fare con sto foglio così? Che è? È la top 11 Serie A, gli 11 giocatori, avevo fatto insieme. C'hai ragione. Gli 11 giocatori più forti della Serie A 2016. Diciamo, 2016. 2016. Tutto 2016. Ecco, quindi andiamo con la sigla. Eccoci qua, ragazzi, ben ritrovati, buongiorno. Parla. E io? Vai, sono. Bella a tutti anche dal Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video perché ovviamente abbiamo fatto la top 11 dei migliori giocatori del 2016, ma era mondiale. Eh sì, abbiamo fatto. Mi sono perso un attimo il discorso, ma sono tipo assentato. Mia, sì. Si è assentato, si vede. Sì. Questa invece è la top 11 della Serie A, quindi i migliori giocatori della Serie A. Certo. Va bene? Va bene, sì. Ma che cominciamo, da attaccante o dal portiere? Sempre dal portiere. Perché? Sempre dal portiere. Perché? Perché? Perché dal portiere si comincia a dire la formazione e cominci dall'attaccante. Cominciamo dal portiere. Donnarumma. No, Buffon. Buffon. Sì. Però vi dica la verità, eravamo indecisi perché sì. Come rivelazione Donnarumma è stato sicuramente il migliore. Donnarumma assolutamente. In assoluto. Però ragazzi, Buffon, a parte quelle due paperelle che ha fatto, ma erano 96 anni che non gliele vedevamo fare, certo. Però ragazzi miei, ha sempre fatto la differenza anche in tutto il 2016, quindi non solo l'inizio di questa stagione ragazzi, ma anche la scorsa, cioè 2016 intendiamo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre. Possiamo aggiungere qualcos'altro? Vuoi aggiungere qualcos'altro quando Buffon, si parla di Buffon? C'è poco da aggiungere, basta il nome, Gianluigi Buffon, basta quello. Appunto. Andiamo avanti allora. Andiamo avanti. Abbiamo fatto un modulo, siccome l'altra volta abbiamo fatto il 4-3-3. Sì. Abbiamo fatto il 4-3-3. Abbiamo fatto il 4-3-3. A sto giro abbiamo fatto il 3. Il 3-5-2/3-4-1-2. Sì. Ve facciamo capire il motivo. Vabbè. Primo difensore centrale che abbiamo scelto come top 11 Serie A. Manolas. E perché abbiamo scelto Manolas? Perché Manolas è il perno della difesa della non Roma. Non perché tifiamo Roma, non so se si era capito. No, non per ma quello. Ma perché, ragazzi miei, sicuramente è stato uno dei migliori in assoluto della Serie A. Assolutamente. Da quando è arrivato a Roma, ha sostituito un giocatore come Mehdi Benatia, che aveva fatto veramente vede cose incredibili. Devo dire che sotto il punto della velocità, della forza fisica, da cattiveria agonistica no, perché penso che sia più cattivo Benatia, perlomeno sì. Era più cattivo quando giocava alla Roma, non lo so sinceramente, ma Manolas ha fatto delle prestazioni veramente incredibili e non a caso squadre come il Chelsea e mi pare pure l'Arsenal, il Barcellona, il City, vogliono tutti, offrono 50 milioni di euro ogni botta. Sì. Secondo difensore centrale. Quindi perno della difesa 3. Bonucci. Bonucci, ragazzi miei, stesso discorso che abbiamo fatto già nella top 11, quella mondiale. Certo. Cioè, che vogliamo dire, ragazzi? Ha fatto un 2016 da incorniciare. È stato il perno della difesa della Juve. Ha comandato la difesa. Tecnicamente è forte. E fa i lanci. E fa le chiusure. Ha fatto l'europeo stratosferico. Cioè, non c'è sta niente da dire. Assolutamente. Cioè, Bonucci se lo merita in tutto e per tutto. Assolutamente. Qui poi pure questo c'ha 3.000 offerte. 50 milioni da quello. 60 da quella. 65 dal City. Una cosa del genere. Poi ragazzi. Ha rinnovato con la Juve e quant'altro. Ma va bene così. Terzo perno della difesa Serie A 2016. Koulibaly. Koulibaly perché comunque con Sarri è rinato, è praticamente assolutamente rinato. Assolutamente sì ragazzi miei, ma pensiamo che questi tre siano tutti allo stesso livello e meglio di questi in Serie A non c'è assolutamente niente. No, assolutamente. No. Non c'è sta Barzagli che è un bel giocatore, tutto quello che vi pare, Chiellini pure è un bel giocatore, ci stanno altri difensori centrali che sanno gestire la palla, difendere. Ma questi sono i migliori, punto. Sì, Koulibaly poi che è, cosa accomuna Manolas e Koulibaly? Che sono la velocità e la forza fisica. Fissica, la forza fisica. Avevo capito pissica. No, la velocità e la forza fisica. Vabbè, quindi insomma, io penso che meglio di così se muore. Che poi secondo me Koulibaly è anche leggermente più forte per quanto riguarda la tecnica. De Manolas. Leggermente. D'abisso. Sì, perché Manolas c'ha i piedi a trapezio. Manolas c'ha a trapezio o a banana. Sì. O a banana, aggiungerei uno dei due. C'ha dei trapezoidi al posto dei piedi. Assolutamente. Cosa che non c'ha Bonucci. Cioè, Bonucci c'ha piedi. Bonucci è il migliore tecnicamente. Koulibaly è il secondo, Manolas è il terzo. Ma non ci frega niente. Allora, passiamo al centrocampo. Cominciamo dall'esterno. Esterno destro. Destro. Ho scritto bene, però qua. Hai scritto bene. Ecco, dillo. Bruno Peres.
ragazzi miei, non perché gioca alla Roma, perché nel 2016 ha giocato al 90% al Torino, no, al 50% al Torino, ha fatto metà alla Roma e metà al Torino, ma soprattutto durante il 2016, ma pure già nel 2015 col Torino, ha fatto vedere veramente delle cose interessanti. Poi col 3-5-2 De Ventura rendeva veramente bene. Dicevamo, abbiamo scelto Perez pure per una formazione, per fare una formazione equilibrata, perché comunque non potevamo mettere gente del calibro di Cuadrado, per esempio, per citarne uno, perché è molto molto più offensivo, quindi serviva una Più che una questione di formazione, io penso proprio che Bruno Perez sia stato il migliore nel suo reparto. Assolutamente. No, ma infatti è quello che penso anche io. Che alla fine c'ha compiti più offensivi che difensivi, Bruno Perez, all'85%. Per carità, pure Cuadrado non è che ha fatto schifo, No, però sicuramente ci saranno tanti. Però Bruno Perez, sì, magari ci saranno tanti che dicono, ma Cuadrado. Ragazzi miei, Bruno Perez, cioè Cuadrado, ha giocato sempre all'80% da subentrato. Sì. Non era un titolare fisso. Perez ogni partita che ha fatto galoppare quella fascia, ci scivano le sgommate de fuoco per terra. Ha fatto vedere veramente delle cose impressionanti. Assolutamente. Mo' alla Roma, devo dire, in leggero calo rispetto a quello che faceva vedere al Torino. No, in leggero calo. Indeciso calo. Perché quello che gli abbiamo visto far Torino alla Roma non l'ha ancora mostrato. Anche se a Sprazzi qualcosa ha fatto vedere. Però comunque sia, ragazzi, è un giocatore che deve crescere in un ambiente che comunque è superiore rispetto a quello del Torino. Perché non ce ne vogliono i tifosi del Torino, ma insomma, se la Roma arriva seconda o terza tutti gli anni, un motivo ci sarà. Primo centrocampista, Miralem Pjanić. L'infame tra virgolette, è andato a giocare una squadra per vincere e ha perso la Supercoppa Italia. Vabbè, lasciamo perdere. Ma ci abbiamo fatto un video, vi invitiamo ad andarlo a guardare, perché comunque noi siamo dalla parte di Miralem, siamo sicuri che vincerà il prima possibile qualcosa. Ma Pjanić nel 2016 ha fatto vedere delle cose con la Roma in particolare. Con la Juve meno all'inizio, te dico la verità. Mm-hmm. Poi Allegri lo ha reinventato trequartista, centrocampista avanzato, e so cambiare i discorsi, perché la Juve rende più come trequartista piuttosto che mezzo, come si dice, campo. Che giocava più dietro, che gli faceva fa spalletti, sì, faceva, no, allora Allegri che girava lo ha, la palla, Allegri lo ha reimpostato da regista, quindi c'è proprio da un perno davanti alla difesa, ma non andava, non ce l'ha nelle corde, assolutamente. Invece come lo aveva impostato Spalletti, cioè la posizione in campo era molto simile, però erano diversi i compiti, perché a fianco c'aveva lo spezzazzampe come Nainggolan, ragazzi, esatto, miei, o comunque un De Rossi che comunque sapeva coprire, quindi erano dei compiti diversi. Se perdi palla da mediano, so cazzi, aggiungerei. Di conseguenza, parlando di Pjanić, l'abbiamo scelto? Perché è stato il centrocampista che ha chiuso il campionato 2016 con più gol e più assist serviti. No, più assist no, perché ne ha fatti più Pogba. No, io dico in generale, la combinazione tra gol e assist ne ha fatti più di tutti. Sì. Ecco, mi pare che ha fatto 8 gol e 9 assist, se non mi ricordo male. Parliamo della stagione dell'anno scorso. I gol di quest'anno e gli assist di quest'anno non li abbiamo considerati. E quindi niente, Miralem Pjanić, ragazzi, abbiamo scelto per questo motivo. Successivamente Raja Nainggolan. Sì, Raja Nainggolan, perché comunque anche lui ha offerto, ragazzi, alla ma Roma di che stiamo a parlare? Sostanza, qualità, cattiveria, quantità, agonistica, gol, tutto. Spisellamenti, appizzamenti, tutto. Bestemmie, di tutto e di più. Tutto. Cioè, Nainggolan è il centrocampista comprato per eccellenza e secondo me adesso come adesso è il più forte della Serie A. Assolutamente, a centrocampo assolutamente sì. Secondo esterno, e qua abbiamo scelto un giovane, ma che secondo noi diventerà, se già non lo mamma è in mia, parte, uno dei più forti della Serie A, Alex Sandro. Ragazzi miei, ha fatto, devo dire che quando è arrivato ha fatto un po' da secondo a Evra, perché come è giusto che sia, insomma, era più giovane. Ha avuto un ambientamento un po' difficoltoso, Alex Sandro, ci ha messo un po' ad ambientarsi. Sì, ma quando si è ambientato, ragazzi, sì, è quando lo schiodi più. No, ormai è inamovibile. Fisica, velocità, potenza, cross. Questa fa ubicità da fast web. Botta da fuori? No. Ah, che ne so. Le stesse tre cose che pubblicano. Che ne so. Vabbè. E botta da fuori, gol e che altro? Fa tutto. Alexandro. Semplicemente. Fa indifferentemente il quarto a sinistra nella difesa a 4, appunto. Quindi fa il terzino sinistro. Fa l'esterno come alto. L'esterno alto al centrocampo. All'occorrenza fa pure l'esterno d'attacco nell'attacco a 3. Assolutamente. Quindi fa proprio tutto. Penso che non dobbiamo aggiungere altro. Continuiamo, perché abbiamo un trequartista e due attaccanti. Il trequartista. Trequartista più che trequartista. Seconda punta. È la seconda punta. Paolo Dybala.
che l'anno scorso comunque nella Juventus è esploso definitivamente come 18-19 gol. Mi sembra 19 gol, ma vabbè, sono comunque tantissimi all'esordio in una grandissima squadra come la Juve. Lo scorso anno ha fatto pure parecchi assist, non mi ricordo il numero. Quest'anno perché si è fatto male, ragazzi? Quest'anno miei. Si è fatto male. Solo per quello. Sì, e diciamo che con l'arrivo di Higuaín è calata un po' la sua il suo coinvolgimento, ecco, nella manovra offensiva. Ma guarda, io sono sicuro, te dico la verità, sono sicuro che adesso comunque riuscirà ad integrarsi con Higuaín e a far vedere veramente qualcosa di importante comunque. Infatti l'anno scorso aveva più compiti di proprio andare a concludere l'azione. Adesso deve servire Higuaín. E invece adesso c'ha più compiti di andare a servire assist. Andiamo avanti? Ci sono rimasti due attaccanti, quindi visto uno che l'abbiamo già citato, ha fatto 36 gol, penso che non dobbiamo aggiungere altro. Gonzalo Higuaín. Ma 36 gol solo nella stagione passata. Questa stagione già ne ha fatti in altri 8 dei gol, 10 in meno. Una decina mi 10. Sembra di gol l'ha fatti, quindi. Dici l'altro per favore, andiamo subito a Andrea Belotti. Come potevamo non indicare lui come altro attaccante, ragazzi? Ragazzi miei, ma di che stiamo a parlare? Nel 2016 è proprio completamente esploso. Dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre l'anno ha fatto 13-14 gol, ma solo nel 2016 25 per tutto il finale di stagione, e quest'anno ne ha fatti altrettanti. Mi sembra ha fatto 25 gol tra, in totale per tutto il 2016, in tutto l'anno solare, in due stagioni, la seconda metà della scorsa e la prima metà di questa. Quindi penso che sia abbastanza. Secondo marcatore della Serie A 2016, proprio nell'anno solare 2016, dirò appunto Gonzalo Higuaín. Quindi era obbligatorio mettere Andrea Belotti. Direi proprio di sì. Vabbè, fateci sapere che cosa ne pensate voi nei commenti. Se abbiamo indovinato qualcosa, cioè se abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo indovinato qualcosa. Penso che qualcosa abbiamo indovinato. Se abbiamo sbagliato qualcosa, nel senso che secondo voi ho sputato è partito visto uno scataraccio che voi non immaginate. L'ho visto proprio clamorosamente. Guarda, quindi, che schifo che vabbè, fai. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Prossima top la possiamo fare su qualsiasi altra cosa, sulla Liga, sulle Eredivisie, che ne so io. Mettete almeno 500 like, ragazzi. Ecco, vediamo, appuntamento alla prossima. Commentate, fateci sapere quello che ne pensate. Quella cosa là. Ciao.